Benvenuti a quest'altra puntata con Tirreno Arte. Siamo nel comune di Spigno Saturnia, nel sud del Lazio, ai piedi dei Monti Aurunci. Qui ogni anno si svolge la rinomata e tradizionale passeggiata ecologica, denominata appunto Giro delle Contrade del comune di Spigno Saturnia. È arrivata la sua 31esima edizione. Pensate, una passeggiata nel pieno dell'ecologia naturale e dedicata a tutte le persone che vogliono partecipare. L'itinerario consta di diversi chilometri, è ovvio che ogni tanto ci sono dei punti di ristoro dove i passeggianti possono ristorarsi e dissetarsi. A me non resta altro che dare inizio subito al nostro programma augurandovi come sempre buon divertimento anche a voi. Siamo con il presidente della Prologo del Comune di Spigno Saturnia, Angelo Tucciarone. Allora, questo Giro delle Contrade che è arrivato alla sua 31esima edizione fa sperare molto sul tragitto, sull'itinerario che faranno tutti questi giganti. Allora, per quanto riguarda gli itinerari, abbiamo riproposto i soliti itinerari, giro lungo per gli escursionisti di 16 km e arriveranno fino su in montagna per poi scendere, e questo è un giro solo per, diciamo, quasi atleti. Poi c'era un altro giro lungo per chi vuole comunque avventurarsi un po' nei percorsi non asfaltati, nei vecchi sentieri del paese, e poi un giro accessibile a tutte, anche alle madri con le carrozzine, insomma ce n'è per tutti. Oltre a questo ci sono sempre dei punti ristoro in cui verranno offerti dei prodotti per rinfrescarsi e dei prodotti tipici locali proprio di Spigno Saturnia. Volevo sapere, ma l'itinerario, il percorso che faranno, diciamo, i partecipanti alla passeggiata ecologica, è tutto in pianura o si prevede anche un po' di montagna? Beh, purtroppo pianura non è possibile perché abbiamo un territorio che è principalmente montuoso, perciò siamo costretti ad inserire nei vari percorsi delle salite anche un po' abbastanza ripide. Si supera, perché bisogna sapere, ed è risaputo da tutti, che il movimento fa bene alla salute, è molto salutare, soprattutto passeggiare in mezzo alla natura. Grazie ad Angelo Tucciarone, presidente della Prologo di Spigno Saturnia, le facciamo un grosso in bocca al lupo e buona passeggiata anche a lei. Qui siamo con l'assessore alla cultura del comune di Spigno Saturnia, la signora Orgera, se non erro, vero? Allora, ecco, una considerazione su questo evento che ogni anno, diciamo, mette in festa tutto Spigno Saturnia. Sì, è un bellissimo evento perché ci dà modo soprattutto agli altri, noi cittadini lo conosciamo, ma alle persone che vengono da fuori, e speriamo numerose, oggi è una bellissima giornata, di solito vengono molte persone dai paesi limitrofi, di conoscere il nostro territorio, che è bellissimo, perché è immerso nel verde, è circondato da montagne, il nostro è un paese tranquillo, è diviso in contrade, e nel questo percorso itinerante ci permette di conoscere le varie zone, le varie contrade, e con eventi tipo questi, diciamo, del gruppo folclorico che si esibisce,
dà modo di conoscere anche i nostri usi, le nostre tradizioni, i costumi e quindi il nostro territorio. È una bellissima cosa, sono anni ormai che questo evento si protrae nel tempo e viene portato avanti con successo, speriamo che continui così ancora per lunghissimo tempo, per sempre, perché è un modo, diciamo, per stare insieme e per far conoscere il nostro territorio. Grazie all'assessore alla cultura Maria Pia Orgera. Elisabia Orgera, e buona passeggiata anche a lei allora, ok? Grazie altrettanto a lei, buono spettacolo. Grazie, arrivederci. Siamo con Filomena Castelli, presidente del gruppo folcloristico Le Contrade di Spigno Saturnia. Allora, ci fa una cronostoria, ecco, molto breve del vostro gruppo, come è nato, quanti elementi, quanti componenti conta e soprattutto, ecco, i vostri balli, i vostri costumi, le vostre tradizioni. Allora, il gruppo Le Contrade nasce nel 1985 perché alcune persone anziane non volevano far perdere le tradizioni del nostro paese. Contrade proprio perché Spigno è suddiviso in contrade, infatti anche questa manifestazione si chiama il Giro delle Contrade, infatti porta a visitare passeggiando tutte le nostre contrade. Attualmente abbiamo 60 soci, di cui 30 sono ballerini. E la fascia d'età varia dai 5 anni ai 40-50. E quindi portiamo avanti le tradizioni del nostro paese, i balli riflettono tutte le nostre tradizioni come il laccio, che appunto è questa storia d'amore, che prima ai tempi antichi si regalava questo laccio, questa collana lunghissima, poi ci sono la tarantella che è tipica del sud pontino, e anche come anche il saltarello, e poi c'è il boscaiolo, la zappa, che rappresentano i momenti di vita agricola, il boscaiolo quando si tagliava la legna, la zappa quando si andavano a zappare i campi con la zappa, e gli upizzugo che si piantava i fagioli e i ceci. Noi ringraziamo il presidente del gruppo Le Contrade di Spigno Saturnia, Filomena Castelli, e le auguriamo buona passeggiata anche a lei, ok? Arrivederci. Siamo con Simeone Luca, responsabile del primo intervento, eventualmente qualcuno dovesse sentirsi male, perché è sempre una corsa campestre, anche se è una passeggiata ecologica.
Allora, voi a che cosa siete addetti qui all'intervento in caso di malessere? Sì, oltre ad essere addetti sull'intervento se qualcuno dovesse sentirsi male, facciamo anche misurazione della pressione, saturimetria preventiva proprio per prevenire problematiche durante il percorso su cui siamo poi chiamati ad intervenire. Di quale gruppo fate parte voi, cioè di quale comitato o associazione? Allora, noi facciamo parte dell'associazione Emergenza e Soccorso, di cui io sono il presidente, qui come oggi c'è il vicepresidente anche e la consigliera, e siamo un'associazione che è nata da circa 5 mesi, e siamo tutti professionisti, siamo all'incirca 55 iscritti. L'associazione ha sede legale nel comune di Spigno Saturnia, però ha sede sociale operativa nel comune di Formia, presso il polo che si trova all'ex Enaoli. Ok, grazie, buon lavoro e buon primo maggio anche a voi, ok? Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci, grazie. Ristorante Pizzeria Il Caminetto d'Oro, una stupenda location per i vostri aperitivi, cerimonie, pranzi e cene di lavoro. Qui trovi piatti della cucina tradizionale, arrosti e carni locali, piatti di pesce fresco ed ampia scelta di vini. In più, pizzeria con forno a legno, dove gustare un'infinita varietà di pizza. Il Caminetto d'Oro, strada statale 630, chilometro 22350 a Ausonia. Santilli Pneumatici, rivenditore ufficiale Continental e Redstein e rivenditore autorizzato di altre marche famose come Michelin, Goodyear, Pirelli, Dunlop. In più convergenza ed equilibratura computerizzata per auto e moto. Solo in questo centro sicurezza puoi trovare la qualità ed il design dei pneumatici realizzati con i materiali più innovativi. Santilli Pneumatici a Spigno Saturnia, superstrada Formia Cassino al chilometro 23. Margherita Conad, dove fare la spesa è sinonimo di qualità, gentilezza e convenienza, con reparti di alimentari, prelibata gastronomia con salumi, formaggi vari e mozzarella di bufala di produzione propria, poi un reparto di surgelati, di ortofrutta con arrivi giornalieri, oltre a tantissima cortesia ed offerte settimanali. Margherita Conad, in via Giacomo Leopardi 23 a Spigno Saturnia. Autofficina e carrozzeria Fratelli Santilli. Per avere la vostra auto sempre al top dell'efficienza e per evitare di rimanere in panne sulla strada, rivolgetevi ai Fratelli Santilli. Effettuano riparazione di meccanica, impianto elettrico, problemi di carrozzeria. I lavori vengono eseguiti sempre con puntualità e competenza. Autofficina e carrozzeria Fratelli Santilli, in via Piscinola 2 a Spigno Saturnia. Autoscuola e agenzia pratiche auto La Nuova Folgore. Conseguimento patente di tutti i tipi e certificato per ciclomotori. Rinnovo patenti, duplicato patenti, passaggi di proprietà auto e moto, duplicati carta di circolazione, revisione auto, passaporti, certificati tribunali e camera di commercio. Autoscuola agenzia pratiche auto La Nuova Folgore. A Spigno Saturnia in via Superstrada 630 e a Scauri in via Appia 686. Frantoio Vaccarello e Zallo, un'azienda che opera sulle colline di Spigno Saturnia dal 1924, adottando quella metodica artigianale che da sempre offre ai suoi clienti, con un servizio esclusivo e soddisfacente. Il frantoio Vaccarello e Zallo, con la sua macina di pietra di granito, come vuole la tradizione, è il primo del comprensorio a produrre olio d'oliva al limone e vi aspetta in via Rapella 76 a Spigno Saturnia.
Siamo con uno dei partecipanti a questa grande passeggiata qui a Spigno Saturnia del primo maggio. Ti chiami? Enzo. Enzo, il signor Enzo, come siamo in due allora. Senti, da dove vieni Enzo? Da San Castrese, comune di Sessalunga. Pensate un po', da San Castrese di Sessalunga qui a Spigno Saturnia. Ma sai che sono quasi 10 chilometri? Ma guarda che sono un buddista, un ciclista, buddista, cioè a me. Io sapevo che faceva quell'altra 7:30, che sono da 7:30 stamattina, non lo sapevo. Abbiamo indovinato, abbiamo incontrato un maratoneta, pensate un po'. Senti, noi ti facciamo tanti auguri, buona passeggiata, in bocca al lupo e buon primo maggio, ok? Grazie. Ciao! E qui siamo con delle giovanissime, te pure, partecipi anche alla passeggiata? Sì, sì. Questa passeggiata a Spigno Saturnia, voi fate la passeggiata corta, non quella lunga sicuramente. Com'è questa passeggiata? È bella. Te? Bello. Un pensiero anche tu è diverso dal bello, è ecologica. Sì, anche ecologica, bella, divertente. Ok, grazie e buona passeggiata ragazzi. Vediamo un po', conosciamo altri partecipanti a questa grande passeggiata ecologica a Spigno Saturnia. Il signore da dove viene? Da Formia. Però... da Formia, Formia siamo 10 chilometri da qua. No, 7-8 chilometri sono. Ma tutti gli anni partecipa? Sì, tutti gli anni. Bravo, complimenti. Che le dice questa passeggiata? È ottima, fa bene alla salute. Il signore da dove viene? Io sono locale. Bravo. Il primo maggio da quando è nato. Un pensiero su questo giro della contrada a Spigno? Cosa non capisco? Un pensiero? Un pensiero, è un momento di aggregamento, di avvicinamento alla natura, è un giorno di felicità. Senti, lei da dove viene? Sono di Spigno. Ah, è locale allora. Allora, ci può dare un giudizio su questo evento che ogni anno vi richiama tutti? Sì, io ho iniziato a fare questa passeggiata da quando frequentavo le scuole medie. È una bellissima tradizione che dà la possibilità a tutti di conoscere, insomma, i nostri paesaggi, i nostri vicoli più antichi e anche un po' di tradizione. Ci fa piacere, la lasciamo perché ho visto che già stanno camminando. Grazie e buona passeggiata. Grazie, arrivederci. Siamo con il responsabile della gara di arcieri qua a Spigno Saturnia, il signor Fabrizio, se non erro. E ecco, cosa c'entra, diciamo, ecco, questa gara tiro con l'arco, ecco, con gli arcieri qua a Spigno Saturnia, primo maggio, festa, diciamo, della passeggiata ecologica? Noi abbiamo, come dire, fondato questa associazione qui a Spigno per riprendere un po' le tradizioni e soprattutto per promuovere questo sport che è uno degli più antichi sport che ci sono e quindi a livello medievale, a livello anche addirittura risalente anche a livello proprio, come si può dire, primordiale, ecco.
è stato uno delle, essendo uno sport molto antico, essendo uno sport per riprendere un po' le tradizioni, per promuovere questo sport anche nella nostra zona, abbiamo deciso di fare il tiro con l'arco. Sì, per oggi non passeggiate, vero? No. Noi partecipate al 1° maggio col tiro con l'arco, diciamo. Promuoviamo questa cosa. Nel pomeriggio comunque siamo presenti. Allora, questa mattina la gara si svolge tra questi atleti che sono tutti iscritti alla federazione. E invece nel pomeriggio facciamo promozione, quindi invitiamo tutti quanti a partecipare. Assaggiare, diciamo, il tiro con l'arco. Bravo. Mettiamo noi i nostri tecnici. Io personalmente mi metterò qui a disposizione di chi vuole provare per cimentarsi in questa cosa. E come vedete la giornata di oggi ci ha accompagnato. È stupendo. Però, sì, però anche il sole in questo caso picchia, sì, è vero. Ringraziamo Fabrizio, complimenti e buon 1° maggio anche a voi, ok? Di niente, arrivederci. Buona giornata. Presentata con semplicità.